Ciao a tutti, sono Roberto Babini. L'idea di girare questo video questa mattina mi è stata suggerita da alcuni di voi che in questi giorni mi hanno chiesto ripetutamente come e quale sia l'impugnatura più corretta e migliore per iniziare a giocare o comunque per avere un colpo più solido o più potente. Questa mattina sarà un video un po' sui generis per quanto riguarda il mio stile, quindi non è la classica lezione specifica su un colpo, su un aspetto del tennis, ma è una chiacchierata un pochino generica per quanto riguarda il mio pensiero generale sulla tecnica di gioco e su altri vari aspetti. Lo stimolo a girare questo video mi è venuto proprio 10 minuti fa guardando un video di Tony Nadal, perché anch'io, come tanti altri, prendo spunto guardando video di vari tecnici, sia italiani che non, perché abbiamo sempre da imparare tutti. Quindi proprio per questo sono rimasto colpito dalla lezione che avevo già visto tempo addietro, ma che mi sono riguardato perché vecchia di qualche anno fa e vedeva un Rafa Nadal molto giovane e un zio Tony altrettanto giovane. Parlavano degli aspetti del dritto in quel caso di Nadal, ma la cosa che mi ha colpito è che lo zio Tony non consigliava la tecnica esecutiva dello stesso Rafa, ma consigliava una tecnica esecutiva più pulita, ma in particolare l'impugnatura che Tony Nadal consiglia per il dritto è una Eastern e quindi non una semi-western, l'impugnatura che appunto utilizza Rafa Nadal. Questo aspetto mi ha colpito, insomma, ha fatto onore sia a Tony Nadal e a un intimorito tra virgolette Rafa, che in quel momento si sentiva appunto spiegare dallo zio Tony che avere una perfetta meccanica esecutiva e comunque anche elasticità ed avere una varietà di colpi, di sensibilità in tutte le zone del campo è meglio impugnare Eastern. Questo non dico che avvalora comunque una mia teoria, perché tutti ne siamo convinti, ma utilizzare una tecnica esecutiva biomeccanicamente più corretta possibile, oltre a generare un risparmio, diciamo così, energetico durante l'incontro, l'allenamento e il match, permette anche all'atleta appunto di evitare determinati infortuni che possono derivare da una tecnica un po' troppo, diciamo così, personalizzata o comunque anche una tattica di gioco estrema, come può essere quella di Rafa, che come sappiamo ha portato dei grandissimi risultati ma anche causato diversi infortuni allo stesso Rafa. Voi giustamente mi direte: benissimo, qualche infortunio al ginocchio, alla spalla, eccetera, però ha vinto 11 Roland Garros, ha vinto tantissimo sulla terra rossa. Sì, siamo d'accordo, però in queste situazioni si sono create delle combinazioni di fattori, un fisico straordinario e una mentalità straordinaria. Quindi il consiglio è comunque di rimanere come stile di gioco, avere un modello esecutivo molto molto più classico, quindi con delle impugnature, in questo caso classiche, che possono essere la Eastern di dritto, la Eastern di rovescio, ma una cosa che voglio consigliare è anche l'utilizzo dell'impugnatura che non va considerata bandita o comunque superata, che è la Continental. Utilizzarla e avere comunque feeling con questo tipo di impugnatura ci permette di avere sensibilità e giocare bene da tantissime zone del campo, mentre vediamo tanti giovani che iniziano a giocare con delle impugnature estreme, semi-western o western, trovano poi in difficoltà a giocare in determinate zone del campo. Come dicevo, per giocare con un'impugnatura e uno stile di gioco diciamo classico ci permette anche di avere una strategia di gioco, una tattica di gioco più completa a tutto campo e non avere lacune in alcune zone del campo. C'è da dire comunque che un altro particolare che è stato rimarcato dall'allenatore di Nadal, quindi dallo zio in questo caso, è quello di riuscire a giocare, di giocare comunque con una impugnatura che permetta al giocatore stesso sensibilità e controllo della testa e della racchetta. Questo appunto perché anche con un'impugnatura Eastern è possibile generare spin. In questo caso si andrà a modificare l'azione del polso e la biomeccanica esecutiva. Comunque, quello che viene rimarcato è non snaturare la propria impugnatura da una Eastern a una semi-Western, perché si vuole generare più spin.
è bene utilizzare la propria impugnatura, quindi l'impugnatura che ci dà più controllo della testa della racchetta, e generare spin utilizzando degli espedienti che possono essere quelli di flettere un pochino di più il polso, oppure generare più intrarotazione dell'avambraccio e del polso.